Sì, va, bisogna vedere pure quanto va. Ragazzi, ci siamo. Su Facebook ci siamo, su Instagram stiamo tribolando, ma ce la faremo. Ce la faremo. Il problema, come diciamo tutte le sere, sono i primi 15 minuti più o meno dopo le 21. Sono le 21.07, sempre un po' incasinato. E dopo niente. Roger, non riesco, ti vedo live, ma non riesco a chiamarti. Vedo anche tantissimi, come al solito, della concorrenza che ci seguono, mi fa piacere. Sì, no. Roger, ti vedo, però il problema è che quando ti provo a inserire nella comunicazione non ti prende, dice impossibile partecipare, sembra che non hai... Ma tu sei col cellulare? Perché devi farlo dal cellulare? Se lo fai dal computer non funziona, devi usare il cellulare, l'iPhone. No, dicevo tanto per sdrammatizzare, vedo tanti della concorrenza, tanti delle altre squadre che di solito non ci cagano e questa cosa mi fa, come al solito, mi fa sempre divertire un sacco perché poi alla fine vengono e venite a sbirciare. E poi è bello la cosa che pubblicando, col fatto che le dirette rimangono live 24 ore, molti non montano su nella diretta, però le vanno a vedere nelle ore dopo, ma noi vediamo le visualizzazioni e vediamo anche chi le vede, quindi è molto simpatica la cosa. Mi faccio un sacco di risate da più o meno 25-26 giorni, vabbè, anche negli anni. Però questo ultimamente è simpatica la cosa. Molto bene. Vediamo se riusciamo a trovare la connessione con Michael. Ecco. Grande! Allora, Però non sento, cioè qualcuno mi sente o sì, come ti sta? senti? Perfetto. Ma ti posso chiamare Roger stasera o ti devo chiamare Mikal? Ma come vuoi, cioè perché devo un attimino devo sistemarmi qua delle No, cose. no, metti il cellulare dritto. No, giralo, giralo, giralo. Ah, gira così, dici. Sì, perché sennò non ti si vede. Ok. Ok, magari mi siedo così qua. Sposta un po', giralo un po', ancora un po', alla tua destra, no, beh, così, fermo. Ok. Hai Mi bevuto? sentite? Ciao a tutti. Ciao, ciao, Ciao. Michel Pomietro, detto per gli amici Sì, Roger. Michele, sì, possiamo dire il Michele perché mi conoscano piuttosto tutti il Michele, Roger, sì, ma questo è il nome, diciamo il secondo nome. Sì, però noi ti abbiamo conosciuto tanti anni fa come... Cioè, io ti chiamo Roger. Ok, lasciamo così. Posso? Sì, lasciamo così. Diciamo che io posso chiamarti Roger. Sì. Ascolta, sai che oggi mi ha chiamato, boh, alle 5:30, mi ha chiamato Lorek, Sì. che mi ha detto che stasera ci segue ed era contento che facevano la diretta io e te. Adesso spieghiamo. Abbiamo in diretta Michael Pomietlo direttamente dalla Polonia. In che città sei? Ah, sono vicino a Cracovia, una città, un paesino piccolo, 50 km da Cracovia, sulla montagna piuttosto, perché questo appartamento dove siamo ora l'ho preso l'anno scorso e fortunatamente dopo 10-15 anni che abbiamo vissuto sempre con la famiglia, abbiamo deciso di prendere un appartamento nuovo con la mia moglie. Vabbè, purtroppo la situazione è come è così com'è. Andiamo avanti, vediamo un attimino, però ci siamo qua vivi, per fortuna, cioè non abbiamo nessuna malattia, nessun niente, tiriamo dritto con la passione di ciclismo, speriamo bene che va avanti nostra avventura e che in questo virus va via presto e riusciamo di
di arrivare alle strade dove siamo stati prima. Tutto qua. Roger, tranquillo. Allora, tanto a te non ti fa un cazzo nessuno, che io ti conosco. Ascolta, no, dicevamo, allora, Roger è un meccanico di professionista da tanti anni, dopo entriamo nel discorso. Adesso è nel World Tour, è un meccanico on top, è un bravissimo ragazzo, io lo conosco da tanti anni. L'ho conosciuto la prima volta 13 anni fa e vabbè. È stato il meccanico della squadra dove correvo, è stato il mio meccanico, siamo diventati amici, si è sempre instaurato un bellissimo rapporto e più o meno 2 settimane fa l'ho contattato perché volevo fare una rubrica tecnica parlando di quello che succede realmente dietro le quinte delle squadre professionisti, perché quello che sentono gli amatori, quello che si legge sui forum, quello che dicono gli amici, eccetera, eccetera, non è proprio quello che succede ai professionisti. Allora, se lo racconto io che l'ho vissuto, casomai dicono che non è vero perché c'ho un negozio, eccetera, eccetera, oppure casomai uno può pensare che racconto delle cose non vere. Allora ho detto, parliamo con uno che vive le corse al top da tanti anni e sa veramente cosa succede nei professionisti e realmente chi mette mano a quelle bici e quei gioielli. Così ti vedo perfetto. C'è uno che scrive CZ Misiek. C'è Smishek. Cosa vuol dire? Ciao, per dire ciao, ciao Non è Tati. difficile. Oh, allora, tu, dicevo prima, oggi mi ha chiamato Lore perché Roger, Michael era il meccanico e Roger era il massaggiatore. Erano due ragazzi polacchi simpaticissimi. E oggi mi ha chiamato perché anche adesso Lorek ha dei negozi di bici in Polonia e ci sentiamo ogni tanto per lavoro. Ci siamo visti anche le fiere e era contento che ci vedevamo, che ci sentivamo. E mi ha detto tra l'altro di salutarti, ha detto che avrebbe seguito la diretta. E io di parole in polacco non me ne ricordo più, anche perché tutte le parole che mi insegnavi erano tutte parolacce. Quindi evito di dire queste cose perché quelle poche parole in polacco che mi avevi insegnato erano solo cazzate. Comunque. Vabbè, ma sei stato tu prima a chiedermi, dimmi qualcosa delle parolacce così per farti, cioè, sei stato tu prima, non ora, non fare, non scusare te stesso perché era così. Cioè, Ascolta, alla fine no, no, alla dimmi. fine la mia storia è cominciata sempre dall'Italia, che praticamente c'era una squadra che si chiama l'Amore Vita, che sempre c'è una squadra Continental, però lì praticamente la squadra era la squadra polacca ai tempi di 2003, dove quando c'era la UCI che chiedeva sempre delle squadre piccole, che chiedeva sempre più corridori del paese dove era la squadra, Dove c'era l'affiliazione. dalla filiazione della squadra. Allora lì, conoscendo tanti corridori che erano là polacchi, me l'hanno inserito anche lì, non essendo grande corridore, però vabbè, io ho provato a fare il corridore da bambino, poi lì purtroppo non sono riuscito di arrivare a livello per fare grandi piazzamenti. Al momento c'era un meccanico all'australiano che faceva un po' di furbo delle cose lì. Hanno chiesto a me di provare a fare il meccanico, e da lì è partita tutta la cosa. E piano piano, l'anno per l'anno, sono Sì, ma non arrivato. è che, cioè, cazzo, tu parli a tutto gas, io ti devo fare domande, che cazzo faccio io qua? No, faccio un po' di storia No, perché ma io ti la chiedo storia è un po' tutto. più corta, però dopo c'è. Roger, innanzitutto, siamo felici, siamo contenti che tu sei qua. Anche perché ci siamo sentiti anche in questi giorni per messaggio, oggi al telefono, il periodo non è facile per tutti. Ti ho anche detto ieri, Roger,
stai tranquillo, i momenti di difficoltà creano sempre opportunità e io ci credo. E comunque non possiamo fare niente perché comunque la situazione attuale è più forte di noi. Non è che siamo stati noi a non essere bravi o non ci siamo impegnati. È qualcosa che ci è successo a tutti. Sì, sì, quello sì. E quindi è così. Però cerchiamo di essere... Io ho fatto tutte le... Cioè, io ho fatto tutta la cosa per far sentire tutti voi, te, e dare un felice voce a tutti e anche cioè, alle domande e a tutto quello che... Perché cioè, alla fine aiuta tutti quanti, quelli che stanno a casa e quelli che hanno difficoltà, di sentire un po' di ciclismo, perché anche io ho fame di quello che... del nostro lavoro che facciamo tutti i giorni, che dà da mangiare. Allora, adesso giustamente io devo spiegare un po' il personaggio, perché io lo conosco. Allora, è super buono. Roger è un ragazzo di cuore, è buono e veramente ha un animo incredibile e è un cuore d'oro. Poi è burbero. È burbero perché alla mattina proprio è il peggio. Cioè lui tipo fino verso le 10:30, 11 non gli puoi chiedere niente. Perché tutto quello che gli chiedi o non ti risponde, o ti risponde male, oppure ti volta le spalle e fa così. Poi durante il giorno migliora, già quando monta in ammiraglia cambia atteggiamento, è contento, e poi quando torna in albergo è ancora più contento. Diciamo che l'escamotage... è la birretta. Se beve una birretta tutto va molto meglio. Hai bevuto la birretta stasera? No, dai Roger, come? Allora io, guarda, bevo un bicchiere Lambrusco. No, io no. Purtroppo la situazione negli ultimi anni è cambiata parecchio e va, cioè, diciamo che non è facile come prima, non era come prima, cioè, non voglio che te mi dici che io ero, cioè, senza birra non potevo fare niente. Cioè, per dire, No, ti ho detto che con la birra eri più simpatico. Vabbè, a me sono dei paesi, sono della Polonia, cioè la birra qua... È come l'acqua. No, non è come l'acqua, però cioè, mi piace bere una birrettina dopo lavoro, soprattutto se c'è possibilità, se no, però... Diciamo che mi piace la birra, così va. Roger, anche a noi piace la birra. Comunque, parliamo a parte della birra. Però parliamo che lavoro è una cosa fondamentale, e lavoro deve essere fatto con passione, praticamente, cioè, ogni giorno tutti i corridori sono uguali, non c'è uno che fai di più, un altro che fai meno. Per qualsiasi corridore a livello, soprattutto quello che dove sono arrivato, aspetta, è veramente un livello molto alto. Vai piano, partiamo dall'inizio. Quando è che hai iniziato ufficialmente a fare il meccanico delle squadre professionisti? Che anno era? 2003, quindi sono 17-18 stagioni che fai il meccanico dei professionisti. Sì. Quindi Ne hai viste di tutto e di più. Sì. Ma io una cosa che ti ho accennato oggi al telefono, non ti ho fatto le domande, non gli ho detto le domande, sì. non gli ho chiesto niente perché mi piace che le cose siano spontanee. Però l'unica cosa che gli ho detto è non ti preoccupare, facciamo qualche domanda all'interno del ciclismo. Prova a spiegare un po' com'è la vita del meccanico, perché... voi avete un lavoro che è importantissimo, è fondamentale, io lo so, ma forse tanti non lo sanno. Però la vita del meccanico è molto complicata, ma soprattutto perché state via da casa tantissimi giorni in un anno. Tu quanti giorni stai via in un anno da casa? E praticamente sul contratto abbiamo 200 giorni fuori casa, più o meno. Su 365? Sì. Ok. Sì. Questi giorni sono calcolati su tutto l'anno, praticamente abbiamo un Valerio Piva che si occupa di questi giorni, dello staff, delle giornate che deve contare,
praticamente lui fa un programma su delle corse che facciamo, su meccanici che ci sono alla squadra, e li fa un tot di giorni più o meno uguali per fare una stagione che arriva a 100, non arriva a 200, arriva a 170, 175, dipende Vabbè, dalla giornata. metà anno, un po' più di metà anno via da casa, lontano da Sì, casa. Perché poi comunque ci metti anche i trasferimenti, eccetera, eccetera. sì, Non è sempre tutto preciso. sì, sì. Quindi è pesante anche la lontananza dalla famiglia, perché comunque non è che uno sta via un mese all'anno, sono tanti giorni. Poi comunque sempre avanti e indietro, logistica in tutto il mondo. Non è facile. È anche, poi comunque jet lag, fusi orari, arrivi a casa, sei stanco. È un Quello sì, problema. Ma la cosa che io volevo provare a spiegare, e qui voglio che sei tu, devi dirlo tu, cioè la cosa che nessuno può sapere, chi non ha vissuto le corse dall'interno, come si svolge la giornata del meccanico? Perché tutti pensano che il meccanico sia quello che registra la bici e finita lì. Ma com'è? ma praticamente la cosa principale è che la gente, cioè, la gente guarda televisione, guardava le corse, sta vicino alla strada, però sono tante persone che non si rendono conto quante persone stanno dietro corridori, stanno dietro tutta questa macchina, diciamo, delle squadre, perché alle corse, quando andiamo via, non è che sono io da solo, non è che per dire, a livello di World Tour, a livello delle professionistica, ci sono tante persone che stanno dietro. Ci sono persone che partiamo da una persona che sta al magazzino, che si occupa solo delle macchine, c'è una persona che si occupa solo di spedizioni delle borracce, di alimentazioni, dell'acqua. Poi c'è la persona, delle persone in ufficio che si occupano di voli, di viaggi, di prenotazione all'hotel, delle carte di credito, di tutte le cose, quelle che ci sono, dove sono dei soldi. Poi quando noi ci sono dei meccanici che stanno in ufficio più giorni di noi, perché per dire, da noi c'è una parte di meccanici che sta più giorni alle corse, però non sta più giorni al magazzino, che il magazzino Magazzino. magazzino. Vedi che ho imparato un po' di più delle parole, quelle che me le facevi imparare, ma magari ora ho imparato di più. Però loro stanno più magazzino e noi facciamo più le corse, per dire, anche trasferimenti. Se un meccanico va il magazzino alla nostra squadra sta in Belgio. Per dire, se io volo in Belgio dalla Polonia, porto il camion in Italia o in Francia, dipende che corsa ho in calendario. Però dopo, quando finisce la corsa, per dire, io volo e lui porta il camion. Ci sono Ma delle cose dimmi, così. Roger, dimmi tu che sei un meccanico, sei quello che Sì. guidi le corse, com'è la giornata del meccanico? La giornata tipo, l'esempio di una giornata, ti svegli, c'hai una tappa, com'è la giornata del meccanico? Ah, la giornata del meccanico. Allora, prima di cominciare questa giornata, il giorno prima, il direttore alla sera, dopo cena, no, sì, cioè, prima della cena, quando noi stiamo preparando le biciclette, manda sempre un programma per giorno dopo. Cosa facciamo? Praticamente c'è via email, un programma tipo. La sveglia, cioè lui scrive la sveglia dei corridori, dello staff, però la sveglia dello staff noi facciamo sempre da soli. Mangiando la cena decidiamo o che ora ci svegliamo, guardando l'ora quando partiamo dall'hotel, perché la ora di partenza dall'hotel è molto importante. Per dire, se la partenza dell'hotel alle 10, allora più o meno facciamo la colazione 7, 7, 7, diciamo 7, 7 e un quarto. Allora mangiamo colazione, arriviamo al camion, apriamo il camion,
Praticamente, se come prima, giorno prima abbiamo lavato tutte le bici, macchine, tutto quanto, la prima cosa guardiamo se il giorno prima o la notte non pioveva, cioè, dipende anche dal parcheggio, se non c'era il vento che ha portato qualcosa di sporco sulle macchine, allora dipende quanti meccanici siamo, ma più o meno siamo sempre tre o 4. Allora un meccanico gonfia sempre tutte le biciclette, l'altro meccanico o due guardano le macchine, tipo noi abbiamo sempre fatto un d'accordo con massaggiatori, che i massaggiatori puliscono la macchina dentro e noi ci occupiamo di fare le macchine fuori, tipo lavare, È tipo un ambiente di mongoli ancora tutt'oggi. è così. Allora noi laviamo il vetri, mettiamo le Uno antenne. sbatte le pedaline, uno l'aspira pure, va, incredibile. Ma È così. vabbè, ok, a parte È le così. macchine, ma il tuo lavoro, tu Sì. Roger, il tuo lavoro parte la mattina, lavate le macchine e poi, ok, apri il Sì. campo, come si svolge? No, ma dopo, abbiamo sempre un sistema di mettere le biciclette in ordine, la prima macchina, la seconda macchina, la bici da corsa, e poi mettiamo sulle macchine, vabbè, andiamo alla partenza. La partenza è sempre un check, la pompa soprattutto, gonfiamo, guardiamo o facciamo un check di pressione, cioè la pressione delle ruote. E poi facciamo il check di power meter se tutto carico, soprattutto la bicicletta se carica, perché avendo le biciclette Cambio dei due. con le batterie alla partenza, guardiamo soprattutto le batterie di tutto quanto, facciamo un check di pressione delle gomme e poi E poi gara, E gara. poi gara, sì. Vabbè, ok, poi vabbè, fate la parte della mia raglia. Finita la gara, qui inizia il bello. Qui inizia, Quindi dove inizia ci il vuole duro la birra, lavoro. però la birra si beve dopo lavoro. Ma Roger, guarda che No, 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 so, no, scherzo. la birra, Roger, la birra la beviamo Però qui in tutti. questo momento devo fare una cosa. Perché noi quando partiamo dall'hotel, tante volte si può cambiare diversamente il tempo, che noi facciamo un check di pressione e di tutte le cose alla partenza, perché ci sono vari corridori e anche il tempo, quello che da quando parti dall'hotel, che hai trasferimento di 100 km o succede anche di più, Cambia il meteo. cambia il tempo alla partenza. Però aspetta, questo ne parliamo dopo. Perché parliamo delle cose tecniche. Tanto Ok, sono cose. allora facciamo dopo la corsa, no, durante la corsa, questo No, importa. dopo la corsa. Perché No, tu. durante la corsa, no, perché Vai. lavoro durante la corsa è molto importante, perché durante la corsa, quando sei alla corsa, hai un direttore, poi magari hai un ospite, vabbè, però direttore, siamo direttore io, per dire, meccanico. Allora, noi abbiamo dei programmi dove si vede tutto percorso delle corse di qua di là, però io ho un elenco degli iscritti e praticamente c'è la radio corsa che direttore è quello che dà informazioni al corridore dove siamo, in che direzione andiamo, dove sono le curve, dove sono delle situazioni Difficile. diciamo difficili, le rotonde. Da qua, da dove tira il vento, e io sono dietro che mi occupo anche di soprattutto guardare la strada, perché se come direttore ci sono dei casini, ammiraglie, destra, sinistra, devo anche sempre sentire la radio, chi è in fuga, che vantaggio ha e quanti corridori, che corridori ci sono, se c'è una corsa tappe, che vantaggio hanno. Io questo devo dare dei informazioni al direttore, perché al momento che ci sia al corridore hanno tutte le radioline, chiedono tante informazioni e
praticamente sono molto, molto, molto informati di quello che succede durante quello questa che è quello corsa. che deve avvenire. Quindi tu gli dici, guarda. Soprattutto paese, per dire, se ci sono delle corse, soprattutto grandi giri, dove una macchina parte prima con un direttore che praticamente fa uno che scopre quello che c'è per strada, Fa un check anticipato del un check percorso. anticipato e praticamente dà informazioni a noi, alla prima macchina, che questa macchina dà informazioni ai corridori di quello che succede davanti alla corsa al momento della corsa. Parlate sempre l'inglese tra di voi? Ok. Sì. Inglese, vabbè, dipende poi se c'è un corridore italiano, un corridore polacco o un corridore, vabbè, meccanici, massaggiatori, parliamo 4-5 lingue, dipende, 3-4 lingue, questo non è un problema. Ok, finisce la gara. Si Finisce la gara. va di corsa in albergo. In Non sempre corsa, l'albergo è vicino, chi ma parte l'albergo. primo. Cioè, una guerra, via, 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 sempre. Questa è sempre stata una cosa che è famosa nelle squadre professioniste, nelle gare professionisti. La guerra dopo l'arrivo per partire, arrivare primi in albergo per prendere la postazione migliore vicino alla canna dell'acqua. Vabbè, quello, cioè, ormai a livello delle squadre grosse ci sono. Cioè, abbiamo il camion, abbiamo delle persone che partono quando noi partiamo Sì. via dall'hotel per fare la tappa, cioè due o tre persone partono con il resto delle macchine, tipo il camion e il pullman, e vanno, no, camion e altre macchine, cuochi, e vanno all'hotel. A Vabbè, quindi livello professionale. Cioè, professionisti, World Tour, ormai l'hotel ci sono pronti anche di 95% dell'hotel sono pronti di ospitare dei mezzi grossi. ma però comunque parti dopo la gara, volate in albergo e qui che avete già il camion e tutti i mezzi posizionati, inizia il lavoro veramente complicato e duro. Sì. Tutto dipende di quello che è successo durante la corsa. Se non ci sono problemi, praticamente arriviamo, dipende dal tempo. Se è il tempo bello, guardiamo come. Perché qui abbiamo tante biciclette, abbiamo per dire la corsa tappe, abbiamo la vabbè, bici la corsa, poi abbiamo due macchine, la prima macchina, la seconda, che sono piene di biciclette. Che ogni corridore ha tre biciclette durante la corsa, la prima quella che corre e due di scorta, che sono uguali precisi Quindi come sono la bici già da corsa. 27 biciclette. No, ora facciamo sette corridori, 7 per 3 Ah, è fai vero, sì, 21. 21. Più, Fai se no 21. c'è anche le altre 7 crono. 7 più 7 crono di scorta. Comunque sono più o meno 30 bici, con No, qualche... sono 20, sì, 30, vabbè, 30 bici. 35, sì. Comunque, tu torni in albergo, ci sono da lavare, controllare, fare Sì, check-up... l'abbiamo, soprattutto l'abbiamo quelle da corsa, e poi dipende dal tempo che faceva, o per dire se possiamo solo fare una stracciatina a quelle di scorta. Se ci sono da lavare quelle di scorta, laviamo anche quelle di scorta. Allora c'è da lavare 21 biciclette. Se no, laviamo quelle da corsa, per dire un meccanico lava bici e gli altri due fanno un check, tipo se non c'è niente da fare, delle roba grossa, tipo vabbè, caduta o roba del genere, allora cioè, asciughiamo, poi facciamo un check della batteria, delle cose lì, poi soprattutto del tubolari e le ruote, che cioè, se sono dritte, tutto quanto, poi vabbè, pattini, freni, tutto quanto. Quello parliamo di bici a rim brake. Se c'è un disc brake, allora bisogna guardare un po' anche il disco,
e poi fai un check se il disco è dritto, ogni 2 o 3 giorni, dipende, vabbè, quello dipende anche da meccanico, perché vabbè, noi siamo abituati, io sono abituato di guardare anche l'olio del freno del disco, cioè non dura 5-6 minuti, ma giusto solo di tirare fuori l'aria che è, così sono più sicuro che il corridore cioè, ha un freno Top. buono di fare le Ma frenate. dopo ti faccio delle domande tecniche su queste cose. Per finire la giornata, tu ti sei svegliato alle 7 del mattino, Sì. 7, 7 e un quarto, alle 10, 10 raggiunge la partenza, foglio di firma, alle 10, 10 e mezza, 10:45 parte la tappa, finisce verso le 4 e mezza, 5, rientri in albergo, lavi i 21 bici, fai check, metti via la roba con le macchine. Che ore sono? Le 20? Le 20 se non ci sono dei problemi. Se no anche le 21. Dipende dai trasferimenti, perché qui Vabbè, devi sì, se raggiungere sono anche i trasferimenti. trasferimenti lunghi anche perdi Però un'ora, più o meno 40 minuti. fai che cena più o meno il 21. Ok, quindi tu tutti i giorni ti fai bene o male 14 ore di fila. No, Sì. giusto perché la gente deve sapere cosa c'è dietro a poi anche ai successi dei corridori. Cioè, tutti i giorni ci sono 14 ore di lavoro per i meccanici, perché, come dico sempre, il meccanico è quello che lavora di più nelle squadre. Quello sì. Meccanico No, perché. no, è un'altra cosa, magari, cioè, se per caso mi sento un massaggiatore, dice, no, ma dice le bugie, ma il meccanico lavora più ore e lavora in condizioni più No, estreme. no, no, ma io, ma aspetta, io lo so, cioè lo so perché ne sono convinto e lo so. Cioè, il massaggiatore si alza la mattina, mette la roba in tavola, sparecchia la tavola, va a fare il rifornimento, dipende se è il primo, secondo o terzo massaggiatore, fa il rifornimento sul percorso e poi fa 3 ore di massaggi, fine. Al E, caldo. al caldo. E casomai fa, e l'altro che no, e l'altro che c'è in più fa le lavatrici. Il meccanico si alza la mattina, casomai c'è pioggia, vento, freddo, sta fuori con le bici, sta fuori dal finestrino a 60 all'ora in bicicletta a No, aggiustare no, a 62. a 62 a 62, poi casomai torna in albergo, c'è freddo, piove, lava le bici sotto la pioggia, bagnato, finisce congelato dopo 14 ore, mangia, va a letto, fine. Cioè questo Sperando che il è giorno dopo non piove. sperando che il giorno dopo non piove, sperando. Più tutto quello che sono i casini. Comunque, questa è una vita veramente pesante e anche perché voi avete una responsabilità veramente grossa. Perché, sai, tu mi fai il massaggio, con tutto il rispetto ai massaggiatori, tu mi fai il massaggio, non è che domani ti contesto che mi sia svitato il manubrio. Se io domani parto e la catena non mi sta sul 53 e mi cade fuori, oppure mi si blocca il cambio elettronico dietro, io vengo da te e mi incazzo come una iena perché è colpa tua. Ok? Quindi la responsabilità non è oggettiva, è soggettiva, cioè può succedere veramente. Quindi voi le biciclette devono essere degli orologi, devono essere perfetti, non c'è possibilità di, non c'è margine d'errore. Eh sì, Sì, nelle però quello biciclette. dipende perché io avevo un corridore Giglioli si chiamava, ma lui rompeva coglioni anche se, cioè, poi dipende anche dai corridori se va o non va. Se il corridore non va, trova dei problemi. Se il corridore No. va è un po' più tranquillo. Allora, intanto tu a te è servito avere me come atleta No, perché no, no, no. dopo che hai avuto me sei diventato un meccanico top al mondo perché io ti ho rotto talmente tanto il cazzo che Io dopo. dico, cazzo, devo imparare perché sennò. No, ma io allora, adesso anche per il rapporto comunque di confidenziale d'amicizia che c'era con me, Roger, perché comunque cioè, stiamo parlando con gente che conosce me. Io e lui siamo sempre andati d'accordo. C'è stato all'inizio qualche battibecco, ma qualche battibecco nel senso che non ci conoscevamo come carattere, cioè battibecco le prime volte. Poi io ho capito come dovevo prenderlo, lui ha capito come era. Io sicuramente sono uno pignolo, sono uno preciso, voglio. Ma sono No, ma così. con te, cioè, era solo problema di sella, se mi ricordo. Cioè, avevi sempre questa cosa davanti, dietro, su, giù, Ecco, vedi, retramento, misuri retramento. Hai detto, ma Dio, cara,
Qui telaio così, cosa devo dire? Cioè, poi non è che abbiamo. Ma perché io poi è diventato il mio lavoro quello, cioè la biomeccanica, l'assetto di misura è diventato un mio tarlo e io su quelle cose lì ad oggi vi potrei massacrare a tutti voi meccanici perché purtroppo che io ti dicevo, ma se tu cambi il modello della sella, cambia la lunghezza, quindi l'arretramento sul movimento centrale cambia, quindi c'è da fare dei calcoli complicati, allora rompevo il cazzo su quelle cose lì, vabbè, ma comunque. Vabbè, ma ci sono dei corridori a livello veramente alto che cioè, creano dei problemi, però creano dei problemi. Problemi, cioè non è che creano dei problemi, solo che hanno tante volte delle richieste, delle cose per dire un millimetro o di qua di là, tante volte sono quando pensi, Sono cioè, sono le puttanate. cose che cambiano. Se te usi pantaloni nuovi o Sì. pantaloni usati, è già perso questo millimetro. Non, cioè, sono delle No, persone io. che cioè, durante tutti gli anni che fai l'esperienza del lavoro di meccanico, tante volte si fa anche un po' Psicologo. di psicologo ai corridori perché è così. No, ma io penso che, sai, Roger, cioè poi, vabbè, sono tanti anni, tantissimi che lo fai. Penso che il corridore comunque è lì, vuol dare il meglio di sé, ci sono delle giornate. C'è il periodo quando mai casomai quando il corridore non va forte, è un periodo che non va bene, non raggiunge gli obiettivi, non si sente sicuro, aumentano le sicurezze e rompe i coglioni su delle cose che non cambiano niente, perché quando vai forte, puoi cambiare la ruota, mettere profilo basso, alto, vai talmente forte che non e sai cosa ti dice quando il corridore va forte? No, no, Roger, non ti preoccupare, non me ne frega un cazzo. Quando il corridore va piano, che ha dei problemi, si attacca tutto, ma sono insicurezze del corridore, non è colpa del meccanico. No, Perché no. io per dire, io, tu sei stato il mio meccanico, io non mi ricordo, ma sinceramente non mi ricordo di aver mai avuto un problema sulla bici, cioè che mi è mai, per dire, non mi si è mai allentato il manubrio, non mi si è mai allentata la sella, non mi è mai saltata giù la catena, non mi è mai saltato il rapporto. Adesso racconto un piccolo sketch. Negli anni ero diventato un po' più furbo e astuto, guardando anche i grandi campioni. Quindi una volta alzo la mano, chiamo l'ammiraglia. E allora c'era Roger, arriva, mi dice che. Perché cazzo chiami l'ammiraglio in salita? Io dico, te fatti i cazzi tuoi, mettimi a posto il cambio. Cos'ha? Non ha niente, ma mettimelo a posto. Ah, quello sì. Allora, perché? E dopo 20 km arriva un'altra salita, io chiamo l'ammiraglia e dico, coraggio, forato ruota dietro. Arriva Roger e dice, cazzo hai fatto forato? Cambia la ruota, mi attacco, mi spinge e mi dice, dopo un po', ma Giglio, ma la ruota è gonfia. Fatti i cazzi tuoi, Roger. Perché dopo inizi a capire che ogni tanto puoi Sì, ma sfruttare. quella era un po' più. Ora non è che si può fare tutte quelle cose che. Ah, però spieghiamo perché praticamente i corridori un po' più furbi astuti cosa facevano? Ogni tanto nei momenti cruciali, prima di una salita un po' diciamo a metà gara, così chiamavano l'ammiraglia con una scusa del guasto meccanico e ti facevi casomai 2 o 3 km attaccato all'ammiraglia con meccanico che ti Sì, spingevi. ma ora non Facendo puoi. finta di avere il cambio che non andava e ti schivavi i primi 2 chilometri della Sì, salita. sì, sì. Ma questi erano trucchetti che facevano un po' tutti. Poi adesso forse controllano di più. No, no, ma ora non puoi aggiustare la bicicletta dalla finestra, Lo cioè so. praticamente il corridore deve essere fermo e non puoi più tirare, fare qualcosa, stringere qualcosa dalla finestra. Il corridore deve essere fermo e te devi uscire dalla macchina e farlo assistenza. Però ti dico una cosa, corridori, quando ti arriva dopo la tappa e ti dice mi puoi mettere. Cioè, succede sempre. Ti dice, mi puoi mettere una sella 2-3 mm No. avanti? Perché mi sento un po' lungo. Cioè, Te non lo, scusa, cioè, la devi scrivere, dimmi. E te non lo tocchi neanche? lui Non dice ok. tocchi neanche? E il giorno dopo, all'arrivo, te lo chiedi, ma com'è? La fine del mondo. Cioè, ti rendi conto? Cioè, una cosa. No, ma effetto placebo, è un discorso Cioè, mentale. Comunque, entriamo un po' nel vivo, perché voglio che tu racconti un po'.
di quelle che sono le cose tecniche. Tipo, allora, c'è nel mondo degli amatori c'è il dramma. C'è il dramma delle ruote e soprattutto di che copertura usare. Allora, io da quando smetto di correre dico a tutti che per me la ruota migliore è quella col tubolare, a livello di tenuta in curva, a livello di scorrevolezza, di rotolamento. Nel mondo amatoriale il 90% vogliono i copertoncini, adesso è venuto fuori la moda del tubeless. Allora, nei professionisti cosa usano? Dipende dalla squadra e da sponsorizzazione che hanno le squadre. Maggior parte le squadre hanno tubolari. Qualche squadra, cioè dipende anche chi ti fornisce le coperture o tubolari. Qualche squadra tipo De Koenig o Bora stanno cominciando a usare tubeless perché ci sono vari sponsor che hanno interessi di uscire. Sì, però vedi il problema, Roger, cioè che tu lo sai sicuramente meglio di me, diciamolo alla gente, ma cioè, il tubeless va gonfiato a 5,5-6 atmosfere, non di più, perché sennò sì, scoppia. Sì. Come fa un professionista che va via a 60 all'ora a girare con le gomme a 5,5-6? Guardiamo i corridori che hanno vinto l'ultima corsa, sono andati con, cioè, qualche corridore è andato anche con tubeless, avendo la ruota gonfiata a 5,5-6. Tipo quelli che la De Koenig hanno vinto qualche corsa con tubeless. Perché dipende, perché non è la ruota sgonfia. Cioè la ruota è gonfia, solo che bisogna fare attenzione di far misurare la pressione. La pressione, ok. Ascolta, perché anche noi abbiamo del tubolari che praticamente gonfiamo ogni tanto, gonfiamo 6,5, 6,7 tubolari, perché i corridori gli piace più il tubolare è più sgonfio perché fa un po' grip e quando trovi sulle strade del vetro di qualcosa non taglia subito il tubolare. Ma è un'altra cosa che chiedono sempre è la larghezza. Sì. Adesso con i frenadisco si va sempre più largo, il 26 27 alle corse, poi 28 no? Poi il 28-30 con settori di sterrato o il pavé. Quindi le classiche del nord. Sì. Ma... poi vabbè, bisogna dire anche che il tubeless sono sempre un po' più larghi. Più larghi. No, i 25 ormai non lo usano. Uno chiede 25. No, 25, si usa... 25 si usa alla crono. Alla crono. 23 è andata già alla storia. Allora, quando io lo dico in negozio mi rompono i coglioni, quindi godo veramente in un modo incredibile, perché sono già 3 anni che dico a tutti di montare, soprattutto col frenadisco, le gomme del 28, soprattutto per gli amatori, così hanno più comfort, più grip, e tanto a livello di rotolamento non conta niente. C'è ancora chi vuole montare il 23, il 23 oramai per le bici al giorno d'oggi col frenadisco è assurdo, e il 25 è sorpassato. Ma è il discorso dei dischi, sinceramente, il discorso dei dischi, come è stato, io questo non lo so, io dico che nel mondo dell'amatore, dell'utilizzatore, per me il disco è geniale, perché nel senso dà più sicurezza, la bici è più stabile, perno passante migliore, eccetera, eccetera. Però a livello dei professionisti, come è stata percepita, come è stata accolta questa innovazione? Ma quello dipende... sempre, come dicevo prima, chi ti fornisce delle biciclette, perché ci sono delle aziende che hanno più interessi di vendere più biciclette al disco, e ci sono delle aziende che cioè, non è che gli interessa tanto di fare questa innovazione, però guardando quello che succede sul campo di ciclismo andiamo tutti al disco. E il problema è solo che, per dire, noi quest'anno abbiamo più il disco
più disco sull'inbreak, però a me mi piace fare o una cosa o l'altra. Se facciamo disco, facciamo solo il disco, perché poi alle corse succedeva all'inizio di quest'anno che dovevo portare 6 paia di ruote dentro la miraglia, perché avevo tre corridori con bici normale, con rimbrake, e 3 o 4 corridori con disco. È uguale sulla macchina. Secondo me, Ma quando... qualcuno sta scrivendo qua al solito, vabbè, è logico. Allora, innanzitutto ti interrompo solo un secondo. Qualcuno dice senza ammiraglia, 25 freni tradizionali, torni sempre a casa. Vabbè, ma torni a casa anche con il frenadisco con copertoncini, quello non c'entra un cazzo. Perché, anzi, non c'entra niente frenadisco, non frenadisco per cambiare il copertoncino a camera d'aria. E un altro dice i prof corrono con quello che gli danno. È quello che dico sempre io. Delle volte vedevi delle squadre che non passavano il frenadisco, casomai montavano. Tipo, facciamo un esempio, la Movistar è stata una delle ultime a passare al disco perché era sponsorizzata Campagnolo. Campagnolo non aveva ancora il gruppo con l'impianto idraulico che funzionava bene, e non avendo il cambio ruota, non avendo il gruppo a disco, hanno corso con il rimbrake. Quindi è normale, cioè è normale che il professionista, come dici tu, corre e usa i materiali che lo sponsor che paga fornisce, è normale. Però oramai la direzione, come dici te, la direzione è quella del disco. del disco. Ascolta, una cosa che ti volevo chiedere: come cambiano i materiali tra tipo le corse del nord oppure le corse a tappe, cioè le corse a tappe, le corse in salita, cioè proprio c'è una differenza nei materiali delle bici, dell'allestimento della bici. Ma praticamente dipende anche chi ti fornisce, perché ci sono delle aziende che hanno delle biciclette che sono più date alle corse del nord, per dire, dei telai che sono magari un po' più lunghi o hanno sul telaio hanno qualcosa di speciale, di fare, che hanno qualcosa per pavé o qualcosa del genere. Vabbè, parliamo in linea Però, massima, logico che se mai possono avere la Cioè, storia. da noi si fa sempre un stock di biciclette e delle ruote che sono solo fatte per le classiche del nord. Praticamente si usa solo e si prepara delle ruote tipo un stock di 30-40 paie da 28, di altre 30 paie di tubolari, diciamo, da 30. E anche delle biciclette di corridori vari, ci sono sempre 10-12 che hanno una bicicletta speciale fatta solo per le classiche del nord. Tipo abbiamo qualche manubrio speciale, o facciamo un nastro con un gel, o facciamo una cosa, o rapporti tipo la corona, le corone facciamo. Come dipende anche da corridore, però ci sono delle vari cambiazioni, cioè si cambia tipo 54-46, 54-42, sono fatti, cioè un stock di biciclette fatta solo per le corse al nord. Aspetta, ripeti, perché qui sai che la gente vuole montare il 50-34 e l'11-32. Com'è che usano il 54-42 e dietro? No, dipende, cioè 11-30. 11-30 e davanti? 54, 55, 42, 44. C'è differenza, no? Vabbè, oh, cioè Vabbè, ci è sono. giusto che sia così, eh? No, ci sono, cioè, per dire cioè, tanto guardando lontano all'ultima corsa che l'ho fatto io, la Abu Dhabi, cioè Marecco, Cuba, cioè abbiamo montato anche un giorno 55 per fare la volata. Cioè, sono varie. Noi praticamente di quello che portiamo sempre alle corse, cioè purtroppo alle corse che siamo fuori,
che porta, cioè, si chiamano fly race, bisogna portare così tanta materiale che tanta gente non si rende conto di quello che noi portiamo dietro, cioè, a fare delle corse questo tipo. Ascolta, ma uno adesso ha chiesto, vabbè, rispondiamo che è carina, ma le corone ovali le usano? Io non sono mai, non ho mai montato. Giglioli voleva un giorno, ma io ho detto... No, non dire cagate, eh. Oh, no, non dire cazzate, perché mi sono sempre state sul cazzo le corone ovali di fino a quando correvo, che le faceva la Rotor, non l'ho mai voluta io, mai le corone ovali, mai. No, niente. E anche in tutti questi anni mi rompo le palle con la gente che mi chiede le corone ovali perché dico che sono delle puttanate. Il problema è questo qua, che la gente cerca sempre la puttanata per giustificare o per voler andare meglio. Gli dico che hanno talmente tanti margini di miglioramento prima di arrivare al top, che quello che serve sono le gambe, non serve la corona ovale. Ma che poi comunque ad oggi non è provata che serve, solo alcuni la usano perché anche lì sono sponsorizzate da aziende che gli forniscono le corona ovali, perché se uno sponsor di corona ovali non sponsorizza quella squadra, tutti quelli di quell'altra squadra usano le corone non ovali, è normale che sia così, quindi... No, ma la stessa cosa quando, cioè, durante le corse qualche squadra ha cominciato a usare rulli dopo la tappa, dopo due giorni sono state tutte le squadre che hanno usato rulli, sì. O dopo la corsa o prima della corsa, è la stessa cosa. Anche qui se uno famoso comincia a usare l'ovale, cioè la corona ovale, dopo tutti pensano, oh, ma questa è una cosa buona, e cominciano a comprare o provare questa cosa, cioè tutto qua. Ascolta, ma ti chiedo una cosa, la parte più bella del tuo lavoro, quella che ti piace di più, qual è? Passione, due ruote, girare in tutto il mondo. Occhio, ferma. Potrebbe succedere che si stacca la connessione e passano qualche secondo e la riattiviamo, perché dopo un'ora Instagram fa saltare la connessione. Quindi a tutti, anche te, se salta la connessione, dammi 30 secondi, un minuto che riparto, ok? Quindi la cosa più bella del tuo lavoro, dicevi, la passione. Passione, due ruote, bici, vincere, guerra, alberghi, paesi, salite, montagna. Ma che cosa si prova quando il tuo corridore, che gli hai preparato la bici, e sono tanti mesi che condividete viaggi, alberghi, trasferimenti, trasferte, chiacchierate, birra, un caffè, momenti di gioia, di felicità, di tristezza, lontani da casa, e poi il tuo corridore, quello che sono mesi che siete via in viaggio, vince una gara e tu sei l'ammiraglia della radio corsa, senti che casomai Greg Van Avermaet o altri corridori che avete e comunque quelli con cui hai condiviso tanto ha vinto. Cosa provi in quel frangente? È una cosa molto felice, una cosa che non puoi anche, cioè, non ci sono parole da riscrivere, da dire di queste cose, perché ci sono, cioè, sono momenti di emozione, sono momenti di gloria di quello che l'hai fatto prima. E c'è una cosa che noi, cioè, soprattutto meccanici, io sono fatto che io le biciclette faccio come se fosse per me, non per corridori. Ogni bicicletta metti cuore sempre come se fosse la tua bici. Questo è molto importante. E secondo me fanno 99% di meccanici, di massaggiatori, di direttori, di tutto staff che sta alle squadre, fanno sempre per se stesso, come se fosse per loro. E momenti non da dire, cioè sono momenti da vivere. È uguale anche io quando ho cominciato di essere meccanico, non pensavo mai di fare
grandi giri, cioè per me era una cosa fuori dal normale. Non pensavo cioè come se, come per tutti quelli che fanno lo sport, quelli che hanno fatto professionisti, fare Olimpiadi, cioè era la cosa, per me era stata una cosa impossibile. Invece sono stato anche a fare una Olimpiadi con la Polonia, dove abbiamo fatto la medaglia bronzo. Avere una medaglia di Olimpiadi sulle mani, cioè, è stata una cosa, secondo me, una delle più belle della mia vita. Ascolta, mi attacco a quello che hai detto perché me l'ero segnato. La gara più bella, la più affascinante, quella che ti è rimasta nel cuore. Dopo tutti gli anni che ho vissuto in Italia, se dico l'altra, mi spari. No, 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 no. Io penso che quella che tu dirai, la posso immaginare, anche se non lo so, ma siccome mi hai risposto così, che volevi dire avresti voluto dire una gara italiana, ma pensi così, io penso al Tour de France, però forse mi sbaglio. Qualcuno qualche anno fa ha detto che il tour è solo uno, il Tour de France. Io dico che un po' ha ragione, però ci sono delle corse, dipende anche da dove sei. Tour è bello, ma molto intenso. Però quando finisci, cioè io quando ho finito il primo tour e piangevo perché ho detto l'ho fatto. Ce l'hai fatta, incredibile. Però il giro è anche la vuelta. Il tour è molto tenso, però per dire, io la vuelta l'ho vinto con Alberto quando ero ancora al Tinkoff. È stato anche una bella gloria, Aspetta, però Alberto sarebbe Alberto Contador. sì. No, sai, Alberto, se mai dici Alberto, mio cugino, sai, non Sì, tutti. sì, sì, sì. No, 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 sono Quindi stato. Perché io ho lavorato anche con tu Tinkoff. hai vinto la Vuelta con Alberto Contador, forse uno dei più forti degli ultimi 20 anni, se non il più forte in salita. Che Sì. esperienza Non ero uno che preparavo proprio sulla bicicletta o in quei tempi o lavata o. Però. Cioè. Ognuno da. Cioè, eri là, ero là in squadra, ero quarto meccanico che lavavo le biciclette, preparavo qualche bicicletta, lui avendo il suo meccanico, però sono stato lì che sono arrivato a Santiago di Compostela con Maria Rossa. Ma come personaggio, tu che l'hai conosciuto? Sai, non parlava troppo, non parlava tanto con la gente, però è stato sempre, soprattutto quando ho finito la sua carriera, e quando, quello è bello, che quando ci siamo visti alle corse, quando io ho lavorato con un'altra squadra, è sempre salutava. È quello molto importante. Qual è il campione, il ciclista a cui ti sei più affezionato da quando fai questo lavoro? Per dire, non ho un personaggio proprio. Ci sono tanti corridori che mi sono piaciuti e spero che sarà uno che sarà in mia squadra. Ma comunque sai cosa c'è? Ti dico sinceramente, era tanto che non. C'è Giacomo, guarda, c'è Lorek che ci sta scrivendo. Grandi ragazzi, vi saluto. Ah, però pensa quanto è incredibile questa cosa qua. Siamo tutti in casa con sto cazzo di coronavirus bloccati. Alla fine ci stiamo telefonando, cioè videomessaggiando dalla Polonia, ragazzi anche della Polonia che ci scrivono, gente che io non vedo da anni, anche te che non ti vedo da anni, forse anche tu che non senti l'Orec da tempo,
ed è bellissimo. Però la cosa che mi fa specie, cioè la cosa bella di quando parlo in queste serate con alcuni di voi è l'umiltà e la semplicità che avete. Perché forse non tutti capiscono, ma ne capiscono perché non hanno vissuto le cose, quindi non sanno alcune cose. Cioè, io ti ho detto prima, ma cavolo, hai vinto la Vuelta con Contador. E ti ho detto, come? Qua, se vuoi, con i meccanici del team, c'è. Allora, vediamo se riparte la connessione. Tornata anche la mia gattina qui da me. Ciao, piccolina. Stiamo tornando in diretta un attimo, che è andata via la connessione, lo sapevamo. Si stanno arrivando tutti alla velocità della luce. Te l'avevo detto che... Sì. No, dico, la cosa bella, che volevo finire questo piccolo aneddoto, è il fatto che chi ti conosce, come me, che ti ha conosciuto, abbiamo fatto tanti, tanti viaggi, tante trasferte insieme, e anche in un modo forse più piccolo, più modesto, però dove tutti ci davamo una mano. E anche erano anni differenti ed era bello così. Però vedi, tu prima dici, ero alla Vuelta quando ero con Contador quando ha vinto la Vuelta, e dici, sono il quarto meccanico. Ma la gente non capisce. Cioè, tu potevi dire, sì, ah, io ero la Tinkoff, con Contador abbiamo vinto la Vuelta. Invece tu hai raccontato il fatto, sì, io qualche volta ho lavato la sua bici, ero il quarto meccanico. Cioè, vuol dire, nelle squadre, essere il quarto meccanico vuol dire essere il giovane che entra... Come ultimo meccanico che fa il suo percorso, dove c'hai il meccanico 1-2 top, e poi c'hai quello che coordina, il quarto meccanico è, diciamo, quello che è arrivato per ultimo. Però anche il fatto della tua semplicità, della tua umiltà di dire questa cosa qui è bella, perché avresti potuto dire che eri il meccanico contadore e nessuno avrebbe contestato nulla. Cioè, però è bello sentire anche come le persone semplici come te, che amano questo sport, alla fine dicono le cose come stanno e hanno l'umiltà per dire e per ammettere il percorso che hanno fatto e per raccontare questa aneddoto nel modo corretto. Bello. No, ma io dico che secondo me arriva il momento per tutti. Ci vuole la scuola, ci vuole l'esperienza, ci vuole la passione soprattutto, e ci vuole. Cioè, io amo questo sport, amo il ciclismo. Cioè, a livello alto ci sono parecchie persone che stanno in questo sport da 20 anni, e andare avanti. Non avendo l'esperienza come hanno quelle persone là, è meglio stare dietro e seguire e fare la scuola. Questo è importante, che quando, cioè, dipende dalle persone. Io sono fatto così, che quando sono a livello così e quando vedo che ci sono delle persone che hanno dei vantaggi e sanno qualcosa in più, io non vado avanti loro, non dico che loro sbagliano o fanno qualcosa, sto seguendo loro per chiedere informazioni o fare l'esperienza delle cose che magari io posso anche insegnare qualcosa a loro e loro possono insegnare qualcosa a me. Così nel gruppo, che siamo per dire 8-10 persone, facciamo sempre un bel gruppo di meccanici dove. Cioè, ci siamo sempre possiamo, cioè, trovare soluzione alle situazioni e quelli che troviamo durante le corse. Quanti anni hai adesso, Roger? 37. Oh, sei più giovane di me di 3 anni. Sì, Cos'è? ma... L'83? Eh? Sei un 83? Io 82. 82, 3 anni, 79 Sì. io. Grande, grande. Ti ricordi quando dicevamo grande, grande? Sì, Grande. ma noi siamo stati anche in Giappone insieme. Sì, Tour of Japan. Grande, grande, magazzino. Magazzino. Noi No, avevamo Dombe. tre sponsor. Avevamo tre sponsor, che io prendevo in giro Roger e Lore, che era Pasta Rummo, Pastarummo, sì. Acqua Oliveto Acqua Livetto.
e marmellate e rigoni d'Asiago. Adesso racconto una cosa. Ci vuole che... ora una panchina di rumo. Adesso racconto una cosa che ti prendo per il culo, come si dice in Italia, ti sfotto. Allora, tanti anni fa Roger si deve sposare e allora parte da magazzino, perché lui il magazzino lo chiamava magazzino. A quei tempi, grande grande magazzino. Dove chiamavo Roger, dove sei? Magazzino. Allora, vengo a magazzino. Allora mi dice che si sposa e deve andare in Polonia e va su col camion e ha caricato, penso, una tonnellata di pasta rummo, una tonnellata di acqua oliveto, una tonnellata di rigore d'Asiago. L'hanno fermato in Austria. Ma te che spari le è una bugia. Questa è una bugia. L'hanno fermato col camion che ti hanno fatto uscire dall'autostrada, che te l'hanno pesato, ti hanno dato la multa perché eri fuori. No, questa è una bugia. No. Questa anche l'Orex la ricorda. No, troppo lambrusco. No, è vero. No, anche no. L'Orex la ricorda. A me non mi ricordo neanche. pasta, rummo. Tipo, che bei tempi. Ti ricordi quando abbiamo fatto la cena a casa mia? Sì. C'era Yuri Metrushenko, Vladimir Starchik. Sì, era la grigliata. La grigliata, siamo tutti, sì. tutti morti, anche i polacchi. Sì, no, dipende. Ma ascolta, cos'è che ti volevo chiedere una cosa riguardante a quelle... No, dicevi, no, tu avevi detto, siamo andati in Giappone. Sì, bello quel viaggio lì. Sì, abbiamo fatto anche dei bel risultato quell'anno lì. C'era un corridore polacco, Domber. Abbiamo vinto. No, lui è arrivato, penso, secondo o terzo. C'era ancora Fortunato Baliani, che ha vinto la tappa. Aspetta. Cioè, Giappone, Tour of Japan... Quando siamo andati noi, io sono andato con un'altra squadra. No, ho vinto con. Ho fatto quarto e ha vinto. Che le squadre, il mio compagno di squadra ha vinto Duma, Vladimir Duma. Che c'era la tappa su Monte Fuji. Monte durissima. Però quell'anno che facevamo noi si faceva la corsa. Che ci sono tante corse al mondo che la gente non lo sa neanche. C'era la tappa Monte Fuji che si faceva solo la salita, 17 chilometri. Cronoscalata? No, noi abbiamo fatto corsa in linea. Tutti partenza ai piedi. Sai che Bagliani è nostro ospite venerdì? No, ma avevi anche 40, sì. Il mio corridore. Sì, Ivan è stato giovedì. Che l'ha vinto con me la tappa bergamasca. Sì, c'ero anch'io. C'ero anch'io. Che praticamente non andava niente e ha vinto la tappa. No, non andava niente, non ho mai allenato, ho avuto a correre con 200 kg. Era 205 kg e l'ha vinto la tappa bergamasca. Sì. Poi c'era... vabbè, dai, sono passati... Poi, tu sei venuto in America? Sì, 8-9 volte. Quando abbiamo vinto Univest. Univest con Yuri. Con Yuri anche Starchik. Univest, sì, quello un po' più avanti. Yuri ha vinto, abbiamo vinto 2 anni con Yuri a Univest, vicino a Filadelfia. Poi abbiamo vinto un anno, sì, con Starchik, quell'altra gara lunga. Sì, che ci siamo seduti alla linea dell'arrivo per mezz'ora. Sì. Che poco tempo fa hanno fatto la foto che eravamo tutti abbracciati dalle spalle, che ci siamo girati dal palco grande, che c'eravamo tutti abbracciati, ci hanno fatto la foto. Sì. Che mi ha scritto anche Yuri e Vladi, ma tipo 10 giorni fa. Sì. Sono passati esattamente 12 anni. Vabbè, spero che sono riuscito a fare una bella interview. Interview, certo.
È una chiacchierata. Spero che non ho nessuno che ha da dire qualcosa di male perché non ho detto No. male di niente. Soprattutto, cioè, sto aspettando quando ripartiamo perché è il momento molto, molto, molto delicato per tutti. Ma guarda, Roger, io sono sincero. L'anno scorso, dopo tanti anni, ti ho rivisto al Giro d'Italia, che avevo il pass, e mi ricordo, qua c'è Matteo, e noi stavamo camminando lungo la strada così, sento un'ammiraglia che suona, bi, 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 braccio fuori, vedo CCC e te che mi chiami, e sono venuto lì, ci siamo abbracciati, ci Sì, siamo sì, sì. salutati. Ci siamo fatti, c'era anche Tad che sta scrivendo, ci siamo fatti una foto, era tanto che non ci vedevamo e mi ha fatto veramente piacere. Conservo ancora la foto perché è un ricordo nostro e io sono felice, sono veramente felice per la carriera che hai fatto e che stai facendo, perché comunque vederti comunque in Tinkoff, in CCC, nelle squadre top al mondo è veramente bellissimo e penso che stai realizzando comunque un sogno. Che comunque era tanti anni che ti inseguivi, che era comunque quello di arrivare a essere un meccanico top, nelle squadre top, ed era la tua passione. Poi non voglio parlare di cose negative, come ti ho detto anche in questi giorni che ci siamo sentiti per messaggio, purtroppo adesso è una situazione complicata per tutti, Roger, per tutti, tutti, da quello che fa il pane, da quello che lavora in azienda, da quello che fa il meccanico, da quello che vende le bici, da quello che fa il mercato. Cioè, purtroppo adesso è una situazione complicata, però. Quando si riprenderà, sicuramente chi ha i numeri, chi ha l'esperienza, chi si è sempre comportato bene, chi è uno che lavora con passione, come nel tuo caso, vedrai che problemi non ce ne saranno. Ci sarà questa fase un po' di transizione che sicuramente è pesante perché non ti dà sicurezze, non ti dà certezze, non sai cosa succederà fra un mese, due. Nel tuo caso, capisco. Che lavorate con le gare, tutte le gare stanno saltando, quindi non c'è le classiche del Nord, non c'è il Giro d'Italia, non si sa che cazzo c'è, è un problema sicuramente. Però tu ci metti tanta passione, sei una persona seria, sei un ragazzo in gambissima, c'hai un cuore così, ti fai un mazzo così, vedrai che ti sei sempre comportato bene, non avrai problemi e. No, ma io credo che anche in questo momento il nostro sponsor, cioè purtroppo i centri commerciali e il negozio dove vende, dove fa lui il suo business, tipo vendere le scarpe, io spero che a presto questo virus va via da certi paesi dove lui ha tutti i negozi, spero che apre. Spero che quando riprenderà anche la sua. Perché la nostra squadra non è stata chiusa, la nostra squadra sarà soltanto per momento congelata al tempo Ma finché non sì, riparte il ciclismo. Roger, quello è una cosa che sta succedendo in tutte le aziende, cioè il congelamento, la cassa integrazione, la prevenzione sta succedendo ovunque, cioè è normale. Leggi questo commento, leggi qua. Zieqiu Bzardo, che cazzo c'è scritto? Sono grande. Cioè, tutte queste parole per dire sono grande? No, grazie mille, sei un grande. Grande, grande. Grande. Grande, grande. Va bene. Roger, io ti lascio andare, ti ringrazio a nome di tutti, di 60 all'ora, dei ragazzi che ci hanno seguito, di tutti i ragazzi del team. Io ti ringrazio personalmente perché so che anche in questo periodo difficile non era casomai, non eri dell'umore per fare questa cosa, hai mantenuto la parola, Eh sì, quello sì. sei stato un signore. Io queste cose me le ricorderò, me le tengo in mente. Facciamoci una promessa che la prima volta che vieni in Italia, dimmi qualcosa che ci vediamo e ti porterò un presente e ci berremo una birra offerta a me, va bene? Piccola. Sì. No. Roger, no, grazie davvero tanto. Apprezzo il fatto che sei stato in diretta. So i problemi, tutto. Non ne abbiamo parlato, non ne voglio parlare. So comunque il momento di tensione che c'è nel mondo del ciclismo in questo momento.
Scusa, da parte mia, per tutti quelli che stanno seguendo nostra diretta qua, volevo dire, no, non ci sono tante parole, sicuramente ogni giorno sentite delle parole tieni duro di qua, di là, però veramente volevo dire che il ciclismo è la nostra passione, il ciclismo è il nostro due ruote, il ciclismo sempre rimane nel nostro cuore. E per me torniamo più forti. Anche io mi alleno tutti i giorni quasi, o a Rulli, o purtroppo, cioè in Polonia possiamo anche uscire fuori ogni tanto, e io esco fuori e veramente tenete duro, morale su, torniamo più forti, e sicuramente se non è, non so come il Giro d'Italia, ma sicuramente qualche corsa in Italia ci sarà fatta. Spero che mia lingua, avete capito quasi tutto di quello tutto che perfetto, è. Roger, tutto perfetto. Tutto cioè, perfetto. Saluto tutti e forza, battiamo questo virus. Roger, grazie. Grazie mille. In Italia, penso che sarà agosto-settembre tra le classiche italiane, poi rifaranno anche eccetera eccetera, quindi fra 4, 6, 5 teniamoci in contatto, ti verrò a trovare, ti devo il favore, sei un grande. E se possibile da questo punto volevo ancora salutare tutti quelli che me l'hanno seguito e anche quelli che non mi hanno seguito, soprattutto quelli che stanno lavorando con me, meccanici, lo staff, e anche noi ci siamo sempre stati in contatto, vicini, insieme di ripartire questa stagione. Tutto qua. Grazie mille a tutti. In bocca al lupo. Ciao. Grazie. Ciao. Curva. Ciao. Ciao. Ciao Roger, grazie. Ragazzi, ci vediamo domani. Roger è fantastico, un fantastico ragazzi, fantastico, mica il pomietlo, io lo chiamo Roger, ma vecchie storie. Buonanotte, ci vediamo domani sera ragazzi, attention s'il vous plaît, allez, 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 Riccardo Magrini, Eurosport, attenzione ragazzi, attenzione, bello rivivere queste cose dopo tanti anni, gente con cui abbiamo viaggiato, abbiamo visto il mondo e è rimasto un rapporto di stima, di amicizia, ed è bello che dopo tanti anni ancora chiedi un favore, una telefonata e tutti rispondono, è veramente fantastico. Questo è il vero ciclismo e sono i rapporti che si creano quando le persone sono corrette e si vogliono bene. Rock and roll, a domani, ciao!